Questa analisi ci conforta molto circa la validità dei due punti fermi della strategia del governo in materia di immigrazione. Il primo è che non bisogna lasciare nessun margine di azione ai trafficanti di esseri umani. L'altro è che nessuno può sentirsi autorizzato a chiudersi nel suo orticello pensando che il problema non lo riguardi. Finora l'Italia è stata lasciata sola ad affrontare il problema dell'immigrazione e ha salvato, come è stato detto autorevolmente anche da Juncker, l'onore dell'Europa. Ma come questa relazione annuale al Parlamento conferma, adesso le rotte più intense trafficate non sono quelle del Mediterraneo centrale, bensì quelle del Mediterraneo occidentale e orientale. E un domani, aggiungo io, dovremo misurarci con altre direttrici, quelle terrestri dall'Asia. Quindi, se continuiamo a procedere secondo le miopi convenienze nazionali, non avremo un meccanismo europeo di solidarietà. Noi continueremo a batterci affinché il problema migratorio sia affrontato per quello che è, un problema che riguarda tutti. Il resoconto contenuto in queste pagine ci tranquillizza sull'impegno profuso sul versante del rischio terroristico, ferma restando l'imprescindibile distinzione dei ruoli fra controllore e controllato, si riesce a creare le premesse per assolvere al meglio alle responsabilità comuni nell'interesse della nazione. Grazie.